Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio un pochino leggero, che appunto è un pochino in continuità con gli ultimi due che ho proposto qui sul canale. Oggi invece di parlare di mondo, però ci focalizziamo sulla Germania, una realtà che io conosco abbastanza bene, avendoci passato un bel po' di tempo negli ultimi anni. E appunto andiamo a scoprire qualche curiosità sulla Germania, sui tedeschi e sulla cultura tedesca che magari qualcuno di voi non conosce e che appunto è interessante da scoprire. Peraltro avevo già fatto un video simile con alcuni fatti strani sulla Germania che se siete curiosi potete recuperare a questo link qua. Cominciamo quindi subito questa carrellata di curiosità. E vi dico subito che oltre un terzo del territorio della Germania è ancora coperto da boschi e foreste. Il 65% delle autostrade tedesche, che si chiamano Autobahn, non ha limiti di velocità, ma questo forse lo sapevate già. In Germania ci sono oltre 2100 castelli. Il più famoso probabilmente è quello di Neuschwanstein, ma io ne ho visitato un altro veramente, veramente bello, che è quello di Liechtenstein, e vi lascio il video qui. Berlino ha la stazione dei treni più grande in Europa, ma non è la più trafficata. Come viene insegnato a scuola, la stampa, tra virgolette, moderna è stata inventata da Gutenberg e il primo libro ad essere stampato, ovviamente in Germania, è stato la Bibbia nel 1450. La prima rivista al mondo è apparsa in Germania nel 1663. Il tedesco rimane la lingua madre più parlata in Europa e conta ben 35 dialetti. La parola tedesca più lunga, ve la scrivo qua, probabilmente mi prenderà anche più righe. Non ho intenzione di pronunciarla perché mi prenderebbe 20 minuti di video solo il provarci, senza riuscirci probabilmente, ma significa Associazione degli impiegati della stazione elettrica principale del trasporto su barca del Danubio. Questa parola però non è più nel vocabolario tedesco dal 2014. Quando John Kennedy pronunciò la celebre frase "Ich bin ein Berliner", si creò un particolare doppio senso perché, oltre a significare abitante di Berlino, la parola Berliner in Germania indica quello che per noi italiani è il Krapfen o il bombolone. Berlino è 9 volte più grande di Parigi e pensate un po', ha più ponti di Venezia. La strada più stretta del mondo si trova a Reutlingen ed è larga nel suo punto più stretto soltanto 31 centimetri. Io ci sono stata, c'è un video dedicato alla città e ve lo lascio qua sopra. In Germania esistono oltre 300 tipi di pane, più di 1000 tipi di salsicce e addirittura oltre 1500 tipi di birre. E parlando di birra, il festival della birra più famoso al mondo è ovviamente l'Oktoberfest di Monaco, dove se chiedete una birra piccola vi arriverà comunque un boccale da 1 litro. La Germania ha oltre 400 zoo, che per una nazione è il maggior numero al mondo. L'ufficio del cancelliere a Berlino è conosciuto come la lavatrice. Il negazionismo dell'Olocausto è considerato un crimine sia in Germania che in Austria, per fortuna aggiungerei. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato un minimo interessante, che vi abbia fatto passare qualche minuto un pochino più spensierato nella vostra giornata. Lasciate un like nel caso. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando magari anche la campanella se volete ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se conoscete qualche altra curiosità sulla Germania, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!